Pare che si comincia anche qui con le bombe. Bisognava aspettarselo. Per fortuna la guerra non potrà durare ancora molto. Speriamo. Ho tanta paura che chiamino mio figlio. Chi, Sighi? Sì. Oh, stia tranquilla, non lo prenderanno. Lei crede? Allora, dottore, le riporto la biancheria fra 5 giorni, sa? Ci sono molti rammendi da fare. Oh, faccia pure con comodo. Tante grazie, dottore. Arrivederci, signora Bernardi. Arrivederci. Signora Borchett, è caduta una bomba. Sì, è proprio una bomba. Tutta la casa ha tremato. Lei lo sa dove è esplosa? Al di là del fiume, credo. Per poco non colpivano il ponte. Ci mancava anche questa. Non stava in cantina, lei? Col cavallo? Ah, già. Oh, aspetta. Ah, tante grazie, faccio da me. Sì, sì, lo so. Vuol fare tutto da sola, lei. Con quei prigionieri che lavorano nella sua fattoria, non ha paura, dica? Beh, un po' sì. Ma avanti a mio ragazzo, non lo do a vedere. Buongiorno, signora Borchett. Buongiorno, signora Bernard. Più tardi le porto alla biancheria sport. Sì, resterò a casa. Dica un po', signora Borchett. Albert mi ha detto che suo figlio ha fatto la domanda di volontario. Sì. E lei glielo permette? I Borchett sono stati tutti ufficiali. Tante grazie per il suo aiuto. Oh, di niente. Arrivederci, signora Borchett. No. Era una sberla da mezza tonnellata almeno. Sì, puoi starne sicuro. L'ho inchiesa proprio bene. Dov'è scoppiata questa bomba? Ma questo non lo sappiamo. Oh, guarda. Ora incominciano i guai grossi. Non bisogna farsi prendere dal panico. Il camerata fiduciario vuol forse lasciarci? Oh, no, caro Rentor. Lei aspetta invano. La gente che scalza la fiducia nel partito, noi sappiamo liquidarla. Se lo ricordi bene, caro Rentor. Su, Emma. Avanti, andiamo, spicciati. Ci vuol tempo a preparare le valigie, sai. Via, fai presto. Hai il certificato? Oddio, lo dimenticavo. Svegliati, su. Signor Frost. Sì, cosa c'è? Quando manda a tagliare legna nel mio bosco, faccia il piacere, mi avverta prima. Neanche per sogno. Io rendo conto solo al partito. Ha capito, signora Borchett? Che cosa avevi con la signora Borchett? Non ti riguarda. Il certificato. Era ora, avanti, monta e fa presto. Dobbiamo prima passare dalla scuola. Non si può, non abbiamo più tempo, perderai il treno. Ma voglio dire arrivederci al mio ragazzo. Non puoi, fra mezz'ora il treno parte. Darò io i tuoi saluti a Walter. Che diavolo aspettiamo ancora? Walter, Walter, che fai? Cretino, ma che giochi da solo? Su, spicciatevi un pochino, avanti, avanti. Che cosa fate ancora qui? La lezione d'inglese è quasi partita. Avete sentito come veniva giù? Fosse cascata sulla scuola, almeno. Potevano buttarla prima dell'ora di matematica. Perché non mandi a Churchill l'orario delle lezioni? Allora, volete ritornare in classe o devo mandarvi un invito scritto? Accidenti, che straccio quell'uomo. Perché non si impiccia dei fatti suoi? Ora ascoltate. Piano pianino, Basta un po' di fortuna, vedete? Adesso abbiamo solo mezz'ora d'inglese e dopo pranzo niente premilitare. E le esercitazioni alla mitragliatrice. Senti chi parla, finora hai sparato solo a Luna Park. Francisca. Sì? Vieni al ponte con noi, è laggiù che la bomba deve essere esplosa. Sì, ma prima devo fare i compiti. Ehi, Mutz. Sì? Lo sai che cos'ho? No. Dici davvero? Davverissimo. Indovina un po'. Su, avanti, dillo. Ecco, guarda. Dove l'hai preso? Giù, a rifugio. Che cos'hai lì? Un topo. Lo lasciamo libero durante la lezione? Scommetto che non ne hai il coraggio. Beh, allora sta a vedere. Prendi. Ah! Ah! No! Ah! Cretino. Accidente. Uno scherzo più idiota non lo potevi trovare. Già, è stata sgombrata Oberbach dopo accaniti combattimenti. Che? Vanno male, eh? Oberbach? Ma allora ci hanno oltrepassato da sud. Siamo in una sacca. Sì. Dovrebbero mandare noi a riprendere il terreno perduto. I nostri poppanti saranno la garanzia dell'avvenire, eh? Vieni, lascialo in pace. Ma sta zitto, Pulcinella. Gli americani hanno costituito una testa di ponte. Davvero? Ma si possono tagliare fuori qui, hanno un fianco scoperto. Ma io ci butterei una divisione corazzata. Ma così mandi all'aria il nostro schieramento. Posso pregare i signori generali di continuare la loro lezione d'inglese? Ehi, Mutz! Oh, mi scusi, stavo accorciando la linea del fronte. Grazie. Già, bel gioco quello della guerra, eh? Anche tu vuoi fare l'ufficiale? No, lui vuol fare il macchinista. Davvero? Beh, sì, da piccolo era il mio sogno. Ebbene, presto saranno più utili i macchinisti che i soldati. Che cosa intende dire, professore? Naturalmente dopo la pace. O hai qualcosa contro la pace? No, di certo, signor professore.
Allora si continua nella traduzione. Hagger, comincia tu. E se tu non mi stimi... Ami. E se tu non mi ami, lascia che loro... Mi trovino qui. Mi trovino qui. Morire a causa del loro odio è meglio che prorogare la morte. Senza avere il tuo amore. Sì, senza avere il tuo amore. Tante grazie per i tuoi sforzi, Hagger. E anche a te, Francisca. E adesso sentiamo un po' come ha tradotto questi versi uno dei nostri poeti. Leggi tu, Scholten, che hai una bella voce. Da loro mi nasconde il manto della notte. Se tu non mi ami, lascia che mi trovino. È meglio che il loro odio mi privi della vita, anziché la morte tardi senza il tuo amore. Chi t'ha guidato in questo posto? L'amore mi aiutò a cercarlo, col suo consiglio e con i miei occhi. Io non sono un pilota, ma se tu fossi nella spiaggia più deserta del più lontano mare, io verrei per merce sì preziosa. Tu lo sai, il buio della notte mi nasconde il viso, o vedresti il rossor che mi copre le guance. Perciò che io ho detto questa notte, volentieri io lo smentirei, volentieri io lo smentirei, ciò che ho detto. Ma addio finzioni. Di, mi ami tu? Lo so che dirai di sì, e io ti crederò. Ma se tu lo giuri... Frost, chiudi la finestra. Allora puoi ingannarmi. Giove ride dei falsi giuramenti degli amanti. Oh, gentile Romeo, se tu mi ami, dillo senza falsità. Ma se credi che io sia presto abbandonata, sarò crudele e dirò di no. Bernard, chiudi tu la finestra. Continua, Scholten. Di lì, quest'impiccio. Non vede che ho una valigia pesante e io... Le chiedo scusa, signora. Allora, stammi bene. Tenersi indietro! Ma perché non si parte ancora? Che diavolo stanno aspettando? È una vergogna! Tenersi indietro! Non piangere, dovresti essere contenta. Walter! Walter! Abbi cura di te! Arrivederci! Ci sei riuscito alla fine? Come mai tu sei qui? Perché non sei a scuola? Neanche arrivederci le ho potuto dire. Non ha importanza, l'essenziale è che lei sia al sicuro. Volevi liberarti di lei? Che cosa ti prende? Non è vero, forse. Non darti queste arie di prepotente. Non ti faccio vedere io. Ti insegno un po' di disciplina. Capito? Sighi, ho scritto alla zia Valli. Perché? Se puoi andare da lei per un paio di settimane. Imboscarmi? Che direbbero i miei compagni? Ma che imboscarsi? Non sei mica un soldato. Guarda. Votan si è mangiato tutto. Alla zia potresti mangiare ogni giorno, è come si deve. E tu? Io avrei anche i tuoi bollini. Lo sai che abbiamo solo la tessera. Non mi è rimasto più niente. E tu devi risolarti le scarpe. Piuttosto ti do i miei conigli. Ma io resto qui con te. Oh, cara. Grazie, signorina Barbara. Abbiamo chiuso a mezzogiorno. Accidenti, questa serratura. E lasci fare a me. Oh, ho già chiuso io. Comunque, grazie, Carl. Cos'è questo? Melodia. Che significa, Carl? Niente. Non significa niente.
proprio niente. Sì, lo credo anch'io. La prego, mi scusi, la prego. Ma non c'è niente da scusare. Su, fa presto. Tuo padre ti aspetta per mangiare. Sì. Ciao, papà. Buongiorno, caro. Hai fame? Sì. Devo scappar via subito. Dove vai? A vedere il cratere della bomba. Prima mangia, però. Tanto se il cratere c'è, nessuno se lo porterà via. Dammi, papà. Tante grazie, caro. Dammi il piatto. Un altro po'? No, grazie. Ti piace? Ottima. Bene. Che sta facendo Barbara giù? Ha da fare, credo. Brava ragazza, vero? Sì, molto. Tieni. Vado giù a dare un'occhiata. Chi ti ha dato le sigarette? Walter Frost. Riserva privata del fiduciario del partito. Ne vuoi una? No, grazie. Non di quelle. Che tipo è questo Walter Frost, eh? Oh, ci si può rubare insieme. Però è un povero diavolo. Perché? Scommetto che non crede più a nulla. E tu a cosa credi? Beh, intanto a tutto quello che diceva papà. Papà diceva sempre dritto con il busto, briglie molto tirate e pugno delle redini in verticale. Ma allora avevamo dei cavalli che erano cavalli. Senza voler offendere questo palafreno di razza, eh? Dio sia ringraziato, lei è qui, signora. Temevo che le fosse successo qualcosa. Ma Trude, non c'è nessun motivo per agitarsi. Vladimiro, vieni qui. Sì, vengo. C'è posta per me? No, non ho visto niente. Non riesco a capire, la mia chiamata non arriva ancora. È giusto, aspetteranno che tu cresca un altro po'. Aiutami piuttosto. Mamma, oggi nel pomeriggio passa per me dal maggiore Sarder. I bambini in guerra, a questo arrivano. E falla smettere di mugugnare su tutto. Lascia, l'ha fatto sempre così. Ah, tieni, c'è anche il sapone. Lo chiamano sapone. Nel bosco tagliano ancora la legna. Sì, lo so. Serve per gli ostacoli anticarro. La nostra legna! Sì, non possiamo farci niente. Speriamo almeno che ci lasciano gli abeti su a nord. Oh, mamma, che ci vuoi fare di qualche abete in più o in meno? Se vivesse papà, lui avrebbe certamente... Sì, hai ragione. Scusami, ti prego. Va bene. Stacchi tu? Sì, mamma. Su voi, avanti! Lavorate! Forza! Su, bello, muoviti. Muoviti. Vi ho mandato abbastanza legna per la vostra barca? Sì, grazie. È sufficiente farne due. Finiscila con questo chiasso, Albert. Non si resiste qui. Ho quasi finito, mamma. Ma lei può leggere con questo fracasso? Oh, sì, non fa niente. Ci sono buone notizie da casa sua? Ci sono continue incursioni. Mamma scrive che sta quasi sempre giù nel rifugio. È molto contenta che io mi trovi qui. Sì, anch'io. Chi è che ha due uomini forti in casa oggi? Senti un po', non volevi aggiustare i tendaggi per l'oscuramento in salotto? Sì, ci vado. Su, dati da fare. Ancora niente posta di papà? No. Sono 24 giorni. Lo so. Vai, mamma, io... Non significa nulla. Vedrai che riceveremo un pacco di lettere tutte insieme. Lo sai, durante le offensive di solito trattengono la posta per motivi di sicurezza. Lo credi? Beh, lo vedi, non è successo niente. Solo il ponte di legno. La pillola è finita dentro l'acqua. È crollato per lo spostamento d'aria. Niente altro. Brutti scemi, siate contenti che non è successo nient'altro. Sentilo, così parlo Zarathustra. Dove è andato a finire, Sighi? Non lo so. Sighi! Sighi! Che cosa c'è? Cosa fa quello a casa nostra? Tutto a posto? Tutto a posto! Nessuna perdita o danno! Io vado a casa. Andiamo anche noi. No, Francisca. Se lo credi. Beh, ci vediamo. Passeggiamo un po'. Sì, se tu hai tempo.
Io ce n'ho a bizzeffe. Tu ne hai? Ancora un pochino. Su, andiamo. Klaus! Klaus! Che ti è successo con l'inglese stamane? Ieri quel testo lo conoscevi così bene. Certo che lo sapevo, ma non le so dire quelle scemenze sentimentali. Se non mi ami, lascia che mi trovino. Quando lo dici tu, anch'io lo trovo buffo. Ora devo andarmene. Che ore sono? Le 2:30. Dov'è il tuo orologio? Quando la mamma è stata male, l'ho barattato con del burro. Ecco, te lo regalo. Ma non puoi regalarmi un orologio? Perché non posso? Ma sei proprio pazzo, Klaus. Posso prestartelo? Perché? Per lasciarti una cosa mia. Ma se ti serve me lo chiederai. Va bene. Ha le cifre luminose, è pratico per l'oscuramento. Sei pronto? Via! Ehi, aspetta un momentino. Che succede? Sto camminando sul cerchione. Mamma cammina sempre sgonfia. Dammi la tua pompa. Anche la pompa si è fatta rubare. Tieni un po'. Senti, Hans. Durante l'incursione aerea... Sì, che cosa? Hai avuto paura. E come? Che? Ti sentivi vigliacco? Ma certo. E lo riconosci così? E perché no? Fantastico. Sei pronto? Sì. Da qua. Sono curioso di sapere se Frost avrà portato la colla. Ehi, guarda, il nostro lillipuziano. Con la colla e la legna la nostra barca navigherà. È stato difficile? No, perché? Ma senti, oggi prima che uno ti dia della colla vera... Non ce l'ha data mica nessuno. L'abbiamo semplicemente presa. Così come fanno i popoli giovani. Ma va al diavolo! Ti senti un eroe? Che cosa vuoi? Era una prova di coraggio. Prova di coraggio, proprio con il più debole. Falla a me. Ehi, camerato, per pacco! Venite un po' qui, c'è nascosto qualche cosa. Cos'è successo? Che hai trovato? Ragazzi miei, qui c'è l'uovo di Pasqua. Nell'uovo l'alcol non c'è. Come sai che si tratta di alcol? Ah, vero spirito tedesco, 42%. Cognacchio all'uovo. Già, è un vero e proprio uovo di Pasqua. Ehi, non vorrei mica rubare. Ma che diavolo dici? Che c'entra rubare? L'ha nascosto qualcuno con la coscienza sporca. Forse sarebbe meglio anche per lui se questa roba sparisse. Va bene, allora dividiamo le bottiglie. Quante sono? Dunque, su, contiamole. Una, due, con Francisca 3, 4, siamo. 5, avanti, portiamole di là. C'è una conduttura. Le prenderemo quando sarà buio. Perone, buona idea. Forza, su. Prendi, Uno, due, attento. Ehi, abbiamo della grappa per te. Grappa? Quale grappa? Ma che scemate siamo queste? Andatevene. Raccoglila. Oh, Carla, dove sei stato? Che cos'hai? No, non ho niente. Beh, avanti, diamoci da fare. Ragazzi, trovate la colla? Sì, ecco, professore. È stato molto difficile, vero? Altro che.
Burkett, di a tua madre che il fabbricante ci ha mandato il compensato in foglia. Ringraziala da parte mia. Beh, dove è finito Burkett? Ma... Orber, porta dentro le tavole. Va a prendere le tavole, Carl. Ehi, datemi il cacciavite lungo. Sì, quello. Vabbè, come allora? Che cosa ci sono i tasselli di legno? No, mi hanno messo la chiave. Ecco, ecco. Tieni forte. Vado a prendere un mattone. No, 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 va bene anche così. Dai, ragazzi, va bene. Ma non regge. Sono tutte sgualdrini. Cosa hai detto? Le donne sono tutte sgualdrini. Ma sei impazzito? Sì, anche la tua Franziska. L'aspetto di una vera madre. Sarà pronta per aprire fratello. Ridillo un po'. Se non saranno già arrivati gli americani. Sei matto, li ricacceremo via noi. Ad Overbrook, un plotone di giovani hitleriani ha tenuto per due giorni una stazione delle ferrovie. E dopo i due giorni? Come? Domandavo che fine ha fatto la stazione. Ragazzi, ragazzi, ci siamo! Ecco qua, ecco la mia chiamata. Evviva! Dobbiamo presentarci in caserma domattina. Cosa? Sono stato al distretto, è la mia chiamata. La vostra starà certo a casa. Allora si comincia sul serio. A domattina alle 7. Sfido, senza... E io scemo che ho già fatto il compito di matematica. Sì, andiamo tutti insieme? Si capisce, il soldato Frost prega il soldato Shaw di lasciarlo passare. Prego. Gli faremo vedere i sorci verdi. Ci faranno solo un breve corso di istruzione. Oh, probabilmente. Comunque io devo passare un periodo al fronte per diventare ufficiale. Professore, ci finirà la barca adesso? Un'altra classe? Cosa? La nostra barca? Ci penseremo noi a finirla quando ritorniamo. Appunto. Già. Ne faremo una nave da guerra. Ci metteremo te dentro, ma Baderi non crescere l'idea troppo. L'idea della nave da guerra mi piace. Non sono ancora nella casa. Con il mento sembrerò il dio della guerra. Forza, sbrighiamoci. Sì, sì, certo, andiamo a fare andare a casa adesso. Cosa dobbiamo portare? C'è scritto nella cartolina precetto. A presto! Portati uno scaldino per i giorni freddi. E piantala, va. Beh, su, basta con le chiacchiere. Bisogna pensare ai bagagli. E vieni, Albert, andiamo. E di un po', come fai a dirlo ai genitori? Beh, scriverò. Io invece proverò a telefonare. Ti daranno la comunicazione. E perché no? A presto. Mi metto la maglia e vengo subito. Oggi non era difficile. Ora dobbiamo far presto. Avete messo tutto a posto? Sì, signore. Arrivederci. Cosa fai là? Avanti, vieni fuori e spicciati. Su, dammi quella bottiglia. Liquore, eh? Non lo so. Ne hai ancora di questa merce? Io no. Ah, e gli altri? Dove l'avete rubata? Rubata, l'abbiamo trovata. Ah, vieni con me. Sottrazione di oggetti trovati, sono 3 anni di galera. Ma io domani devo partire soldato. Che cosa fai? Sì, a casa ho la chiamata. È vero. Mi porterà alla polizia ora? No, da tua madre che ti metta addosso un abito asciutto. Sì. Cosa hai fatto? Sono scivolato. È arrivata la mia chiamata? Sì. Dove sta? Lui non può andare sotto le armi. È solo un bimbo. Non sono un bimbo. Ma cosa hai combinato? Sei bagnato fradicio. No, levati subito niente. La roba bagnata. Vuoi prenderti una polmonite, eh? Domattina resterai a letto. Non ne parliamo nemmeno. Domattina mi presento in caserma. Signor Vosleger, deve essere tutto uno sbaglio. Lei deve saperlo. Già, ma sa, oggi prendono tutti. Beh, allora ti mando via. Siediti. Sì, ti mando subito dalla zia Valli. Ecco. Lì potrai nasconderti. Non sono un disertore. Signor Vosleger, cosa posso fare? Signora, credo che lei non possa far nulla.
Ah, Carlo, sei qui finalmente, eh? Allora? C'è posta per te. Per la tua chiamata. Carl, ormai la guerra è agli sgoccioli. Dovranno pure istruirvi per un paio di mesi. E fino allora... Non vi incomoderò. Cosa vuol dire? Io ti ho... Fuori! Vada via, cosa cerca qui? Non la voglio vedere, fuori, se ne vada, non la voglio vedere! Non la voglio vedere, se ne vada, non la voglio vedere, fuori! Che hai, sei diventato matto? Barbara, lasciaci un momento soli. Spiegati, Carl. Siete contenti che me ne vada, così resterete soli? Carl, non capisco perché tu... Perché fai così? In fondo, due persone grandi come me e Barbara, anche tu volevi bene a Barbara. Non ti piacerebbe se restasse sempre con noi? Adesso lascia stare quella roba. C'è tempo fino a domattina. Carl, quando ti sarai un po' calmato, vieni di là da noi. Ne riparleremo con Barbara. Vorrei sapere che diavolo gli ha preso. Non trattarlo male, è ancora un ragazzino. Appunto. Pensavo che fosse più ragionevole. E vogliono mandarlo in guerra. Ragazzini come quello. Beh, non arrabbiarti. Sì, signore. Bisognerebbe mandarli all'asilo infantile. Ricordati di far revisionare il trattore. Sì, Jürgen. Non preoccuparti. Mi occuperò di tutto. Signora! I lavoratori stranieri... Cosa c'è? Sono scappati via. Cosa? Che facciamo adesso? Bisognerebbe avvertire immediatamente la polizia o il comando militare. No, è l'ultima sera con Jürgen. Non voglio seccatori qui stasera. Ma il regolamento è molto severo, signora. Quando sono scappati quei due dai Lippmann e loro non li hanno denunciati subito, sì, c'è lo stato... So. Ci penso io, domattina. Trude, non puoi lasciarci in pace? Sì. Come potrai cavartela senza quella gente? Speriamo mi mandino qualcun altro. Ma i nostri erano diventati quasi trattabili. Chissà chi verrà. Ebbene, che vuoi che faccia? Non so, è tutto così complicato. Questo è vero. Inoltre, io devo partire. Ma, Jürgen, tu mi conosci. Se è necessario, saprò difendermi da me. Ma quella è la pistola di papà. Sì. A suo tempo me l'hanno rimandata. Mamma. Potrei averla. Prendila. Grazie, mamma. Mamma, tu non lo sai, ma non potevi farmi un regalo più bello. Con questa papà mi ha insegnato a sparare. Come allievo ufficiale posso portare un'arma mia. Quando vuoi alzarti domani? Facciamo colazione insieme, mamma? Naturalmente. Ti sveglierò alle 5:30. Buonanotte, mamma. Buonanotte, figlio mio. Sei fantastica. Hai sempre un contegno. Ma non prendere troppa roba. Ricordati che poi dovrai portarla tu nello zaino. Tieni, il tuo pullover. Mettilo lì. Ma che ci farai col coltello? Lo porto con me. Scemenze, non giochiamo mica agli indiani. Ma l'istruttore ha detto, di notte non si spara, si lavora solo di coltello. Fesserie. Quello ha letto troppi romanzi di cappa e spada. Hans, lei deve ancora scrivere a casa. Ecco i calzini. Ma ce li daranno nell'esercito, mamma. Serviranno per il cambio, no? Nel mezzo della battaglia il guerriero si cambia i pedalini. Così mia madre si immagina la guerra. Non ci tengo proprio a immaginarmela questa guerra, ma guarda qua. Perché li porti sempre tanto, che non si possono più rammendare? Credo che siano miei. Lo faccio io. Lo fa anche a casa sua? No. E allora? Potresti darmi un altro po' di sapone? Va in cucina, credo che nell'armadietto ce ne sia ancora. Dividetevelo fra voi. Grazie. Che bellezza. Pensa un po', se l'avessi saputo, l'avrei preso da un pezzo. Signora Mutz. Sì, Hans. Io...
La ringrazio molto per tutto quello che ha fatto per me. Oh, Hans, devo ringraziarla io tanto, tanto. Di cosa? Ci voleva una persona come lei qui per Albert. Lei è già un uomo. Oh, se la sentisse mia madre. Qui non c'è nessun sapone. Allora guarda nella credenza di cucina. Ti prego, Hans, abbi cura di lui. Sì, io... È la prima volta che lei mi dà del tu. Sì, glielo prometto. Lo farò. E abbi cura anche di te. Capito? Buffo, domattina sarai sola in classe. Io non lo trovo, buffo. Sì, ufficio 2. No, la posta parte solo col diretto. 12 e 17. Sì, è stato cambiato. Paolo, ci sono difficoltà per il 12 e 17. Che diranno i tuoi se resti fuori fino a tardi? Mi sgrideranno. Allora è meglio che te ne vada. Una sgridata l'affronto volentieri. Davvero? Crede che ci vorrà ancora molto? Se per caso a Berlino c'è un attacco aereo, non potremo avere la comunicazione. Ma lei non può saperlo. Beh, proviamoci un po'. Ehi, mi ridà il 314? Allora, com'è la situazione? No, grazie. Per il momento aerei nemici sono sulla zona di Hannover. Forse avremo fortuna. Dì, è già tardi. Guarda, si vede bene con le cifre luminose. Franziska. Sì? Posso chiederti una cosa? Cosa? Ma tu non ti devi arrabbiare. Sei sicura? Puoi chiedere quello che vuoi, Klaus. È la nostra ultima sera. Posso riavere l'orologio? Sai, se vado di notte in pattuglia, è importante un orologio luminoso. Ecco, tieni. Ufficio 2, parla Brema. C'è la comunicazione? Sì. Pronto? Pronto, mamma, sei tu? Come? No, sto benissimo. Sai, sono stato chiamato per domani. Che diavolo vuoi? Che hai fatto? Ti sei perso? Ecco, è la mia chiamata. Chiamate? Ma abbiamo già chiuso. Non puoi aspettare domani mattina. Vorrei essere presente. Attenzione. All'immancabile. Attenzione. Vittoria. Zitto. Attenzione. Attenzione. Alza un po'. I bombardieri diretti su Hannover hanno deviato verso est. È prevedibile un attacco su Berlino. Hai sentito? Cominci male il servizio militare. Da noi si è puntuali. Non posso andare a casa. E via, lascialo qui, Paul. Bene, mettiti lì. Vieni, prendi una coperta. Grazie. Suo padre dice di smetterla con questa musica da negri. Lo disturba. È molto occupato. Fa le valigie. Ma che la pianti un momento con questa musica? Ora portami l'abito blu scuro. Ci sto proprio bene. Anna, dove...
Vai in vacanza? Ah, Walter. Beh, devo andare dal Gauleiter. Ma dove sono i miei sigari? Ma dove l'avrà cacciati? Ah, eccoli. Lo sai, dobbiamo discutere questa situazione. E per questo ti serve l'abito blu. Non preoccuparti, non ti riguarda. Ecco qui. Sì, dammelo. Domani parto per la guerra, papà. Sì, lo so. Ma il camerata fiduciario Frost si squaglia. Per il Führer, il popolo e la patria. Porti anche la camerata Lehmann? Cosa? Già, quella della nonna. Vuoi star zitto? Oh, ma lo sa tutta la città. Solo per questo hai mandato via mamma, per scappare con quella femmina là. Fuori di qui, tu hai bevuto? Sì, il tuo cognac, razionamento speciale per i gerarchi del fronte interno. Ma non te ne vergogni? Se ci rivedremo dopo la guerra... Non ti rivedrò certamente, sta tranquillo. Aspetta. Da domani ci penseranno loro a raddrizzarti le ossa e abbasserai la cresta. Era tempo che qualcuno ti insegnasse un pochino di disciplina. Ridicolo! Faranno di te un uomo. Un uomo come te? Anche tu te l'intendevi col vecchio, eh? Parla! Su, parla! Avanti, parla! Tuo padre però è più delicato di te. I soldati di questi pisci a letto. No, a terra! In dentro il sedere o vi beccate qualche colpo dai vostri camerati. Il piccolo lì a destra, giù la testa. Perché butti la tua arma nel fango? Poi devi spararci, no? Tutto il gruppo indietro di corsa! A terra! Non c'è bisogno che gli ordini indietro. Si ritirano da soli questi. E lo dici proprio a me, lo sapevo da un pezzo. Terzo gruppo, in piedi e avanti! A terra! Accidenti a loro, adesso mi hanno stufato. In piedi avanti, marsh! A terra! Indietro di corsa! Marsh! Trippando! Mi scusi, ma dobbiamo fare anche la guerra con le scartoffie. Mare pare. Si accomodi pure, prego. Grazie. Non voglio essere disturbato. Che cosa desidera? I ragazzi della mia ultima classe sono nella sua compagnia. Sì, lo so. Signor Freber, vengo... Io vengo come suo collega. Anche lei è insegnante. Io da 5 anni sono soldato. Lei è riformato, vero? Sì, per il cuore. Mm-hmm. Mi dispiace. Che materia insegna lei? Inglese, storia, tedesco. Ed è venuto a trovarmi a causa dei suoi ragazzi. Sì, e volevo pregarla. Non arrivo a capire perché questi ragazzi debbano essere sacrificati inutilmente. Ho parlato con i suoi allievi, signor Stern. Sono idealisti e sono convinti di combattere per i loro ideali. Vogliono salvare la patria. Credono in quello che lei insegna, nell'antologia a uso delle scuole medie. Meglio vivere un giorno da leone che 100 anni da pecora. Chi per la patria muor vissute assai. Ma signor Freber, questi ideali, libertà, patria, eroismo, adesso sono in mano di falsari. Non è più vero niente. Giorni fa ho ricevuto la notizia che mio figlio è caduto. Cosa non è vero? Le chiedo scusa. Non credo che dopo questa guerra ci saranno insegnanti con la coscienza a posto. Compagnia! Entrare per la pulizia delle armi! Avanti! Signor Freber,
Sono venuto da lei per pregarla di fare qualcosa per i miei ragazzi. Sarebbe a dire? Come comandante di compagnia potrebbe non farli esporre troppo. Ma non dica sciocchezze, queste cose non le posso neanche ascoltare. Io devo agire in conseguenza agli ordini. Signor capitano. Adesso è pulito? Su in cima è ancora sporco, non vedo niente. Beh, tappo, t'hanno messo a terra, eh? Mi sento male, non ne posso più. Su, forza, dammi il tuo fucile, ci pensiamo noi. A quest'ora faremo biologia. Mi sentirei male lo stesso. Ma come, c'è anche la baionetta? Stiamo pulendo le armi, l'avevi preso per uno stuzzicadenti. Ma perché non è più affilata? Per fare un buco più grande. Come? È chiarissimo, se fosse affilata come un coltello entrerebbe facilmente dentro e fuori di quello che l'ha avuta nella pancia. Nella pancia? E dove se no? Così invece gli devi puntare un piede contro per farla uscire. Come lo sai tu? Oh, l'ho letto una volta. Già, è più facile pomiciare con le ragazzine, ma vero? Chiudi la bocca, va. Attenti! Terzo gruppo, pulizia delle armi. Ricordati una cosa, Frost. Durante la pulizia delle armi non si dà l'attenti, chiaro? Signor sì. Continuate. Bene, pare che questo lo sappiate già fare. L'abbiamo dovuto imparare durante la pre-militare, sergente. Qui si parla solo se si è interrogati. Signor sì, scusi, sergente. Vuoi diventare ufficiale? Signor sì. E il tuo fucile? Tiello ben fermo, accidentaccio. Su, forza. Boh, non avete imparato proprio tutto in quella frescacciata della premilitare. Ripassalo ancora. Signor sì, sergente. Vacci piano con l'olio. Ah, anche tu credi che ci sia olio in abbondanza, eh? Ai, 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 che santa pupa ci aiuti. E tu che fai qui, piccolino? Soldato Bernard, pulizia delle armi. Che non stai prendendo il latte, lo vedo da me, ma che ci farai con quell'arma? Questa si deve spingere nella pancia e poi tirarla fuori puntando contro un piede. Già, bravo, bravo. Agitare prima dell'uso e adoperare a piccole dosi secondo le istruzioni del medico, eh? Continuare. Del diavolo! Ma dove ho messo la maschera? Aiutami un po'! Maledetto il mento! Dov'è l'altra scala? Eccola qui! Avanti, avanti, su, spicciamoci! Attenti! Continuare, a che punto siete? Tutti pronti e a posto, sergente. Allora fuori, via! Dentro la cravatta, dritta la cintura. Avete preso tutto, sicuri? Sì, sergente. Ehi, non dimenticare il vaso da notte. Che cosa, sergente? Ecco, il tuo elmetto, scemo. Su, su, scappa. Grazie. Diavolo, e tu che aspetti? Corri, svelto. Un po' più presto, ragazzi. Via, avanti, picciate. Avanti, muoversi, non dormite. Via di qui. Ma, uno ha lasciato il suo biberò. Avanti, è possibile. È una cosa incredibile. Su, su, andiamo, andiamo, muoversi. Via, presto, 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 presto. Thank you.
un sigaro. Allora si resiste qui, fino a domani. Dobbiamo farlo. Fumate pure, signore. Ah, grazie. Gli americani hanno raggiunto oggi nel pomeriggio questa linea. Qui Alveare, qui Alveare. Voglio la comunicazione con... Ho l'ordine di portare al fronte tutti, tutti quelli che sono in grado di reggere un fucile. Solo i malati e i feriti restano indietro. Zimmerman, prego. Il capitano Freber comanderà il battaglione in marcia. Obiettivo da raggiungere, posizione 1-2-4-3. Sanità e sussistenza in coda. Le posizioni di combattimento saranno occupate a Kansett. Linea di resistenza della divisione dalle ore 4 di domattina all'incrocio di Aldorf. Controllare l'ora. Quarta compagnia al completo. Battaglione! Attenzione! Il colonnello passa in rivista la truppa. Attenzione! 463° battaglione granatieri, tutti presenti. Grazie, di riposo. Battaglione, riposo! Soldati, gli americani da ieri sono schierati su un largo fronte per l'attacco. Il nostro battaglione da questo momento fa parte della 336esima divisione granatieri del popolo. Questa notte partiremo. Io mi attendo che i vecchi soldati del mio battaglione facciano tutto il loro dovere, come sempre, nell'ora della prova. È prevedibile che domattina saremo in contatto col nemico. Ogni metro quadro che ora difendiamo è un brano del cuore della patria. E chi difende solo un metro quadro della nostra terra tedesca, quello difende tutta la Germania. Ci rendiamo molto ben conto che la situazione è grave. Ma siamo soldati! Si viva oppure si muoia, dobbiamo di fronte alla storia compiere tutto il nostro dovere! I giovani soldati che affrontano il primo combattimento sappiano che il nostro battaglione ha conosciuto solo l'avanzata e mai la ritirata! Il battaglione conosce il combattimento, la vittoria oppure la morte! Io sono sicuro che la patria può contare su di voi in quest'ora difficile! E la nostra parola d'ordine sia avanti per il Führer, per il popolo e per la patria. Bene, può far rompere le righe. Sia Zimmerman, un sigaro. Battaglione, rompete le righe e preparatevi per la partenza. Prima compagnia, rompete le righe. Seconda compagnia, rompete le righe. Terza ordini compagnia, dal comando, tenente. Signor colonnello. Oddio mio. Comunque Zimmerman, si preoccupi che non manchi il cognac, ci sarà da ballare. Maledizione. Dov'è la macchina? La vado a cercare. Sì o sì, signor colonnello. Che vuole lei? Signor colonnello, nella compagnia ho 7 regole. E con ciò? Età media 16 anni, niente istruzione. Arruolati quando? Stamattina. Quelli al primo botto si mettono a correre e li seguirà tutta la compagnia. Ci mancherebbe altro. Sergente Zeisler! Zeisler! Agli ordini, colonnello! Ma cosa fa? Svelto, dobbiamo partire! Signor colonnello, all'ingresso del paese c'è un ponte. Non serve più a niente. Innanzitutto gli americani hanno già una testa di ponte più a nord e poi verrà fatto saltare. Ma il ponte deve essere presidiato e potrebbero farlo i ragazzi. Vuol metterci i ragazzi e ce li metta. Sì, signor colonnello. Prego, signor tenente. Grazie. Ma dove si era cacciato lei? Chissà dove ci porteranno ora. Sergente Heilman, al rapporto. Sì, vengo. Prosto. Signor sì, sergente. Prendi tu il comando. Signor sì. È ora di corsa in fureria, c'è la distribuzione dei viveri. Sergente Heilman, al rapporto. Sì, vengo. Brigatevi. Vogliono farci ammazzare quando la guerra è agli sgoccioli. Ma sono tutti pazzi. Se farà caldo, alzerò i tacchi. Presto, venite qua. Non voglio spargimenti di sangue inutili, sono stato chiaro? Signor sì, capitano. Da quanto è sotto le armi? Da 7 anni, capitano. E che cosa ha imparato? A non cercare guai, capitano. È proprio quello che deve fare. Il ponte è inutile, lo faranno saltare. E quei ragazzi sono così insensati. Già. Grazie. Qui regna l'ordine. Fermo, te ne tocca soltanto uno. Come dici?
Rimetti subito a posto quei due barattoli. Ma che vuoi? Metti giù quella roba, qui sono contati pure i chiodi delle bare. E riprendi i tuoi barattolucci tanto preziosi, scribacchino. Ma che ti viene in mente? Raccoglili! Faccia da culo, è facile star qui mentre fuori noi si crepa. Sta zitto! O vedi cosa ti succede? Stammi bene a sentire. Resisterò fino alla fine solo per il gusto di venire qui a romperti il muso. Ti faccio la porta! Ti rompo il muso, porco! Braschi! Porco! Porco! Braschi! Fa rifornire anche agli altri. Sì. E non dire tante fesserie. E ora va. Signor, sì. Non sapevo che qui ci fosse l'asilo. Fatevi dare le vostre razioni. Prendete le armi e subito il cortile. Di corsa! Avanti! Montate! Presto, lumaconi! Il terzo gruppo è pronto? Il terzo gruppo sta montando! Tu avanti voi altri, brigatevi, avanti! Siediti là, avanti! Levati di mezzo! Aspetta, che carina! Forza ragazzi, senti, su! Andiamo su! Coraggio! Forza, coraggio! Tirate su e chiudete bene! Brighiamoci, su! Sergente, ci sono dei Panzerfaust qui. Va bene, dammeli, va. Qualche cretino che li usi si trova sempre. Autista, raggiungi gli altri, svelto! Sergente Heimann! Agli ordini, capitano! Venga con me, Heimann. Terzo gruppo, smontare! Ma che succede? Perché ci fermiamo? Terzo gruppo, smontare! Dobbiamo scendere anche noi? Ho detto il terzo gruppo, appena pronti ripartite! Siamo già al fronte? Sta zitto, scemo! Ma questo è il nostro ponte! Che dovremmo fare qui? Ma ringraziate Dio, idioti che non siete altro! Volete crepare per forza? Cosa voi? Sarebbe questa commedia? Perché non ci hanno lasciato a casa allora? Quelli della difesa civile stanno al caldo, eh? Forse è meglio, così lei potrà fare quello che vuole. Stia attenta a questi ragazzi, mi raccomando. Poi vada in paese a vedere che fine ha fatto il gruppo incaricato dell'esplosione. Il ponte deve saltare solo al momento giusto, chiaro? Chiaro, signor capitano. Conto su di lei, Heimann. Signor, sì, signor capitano. Ormai non c'è più gusto. Camminate più in fretta invece di borbottare. Crede che ci sarà da combattere, sergente? Oggi si combatte ovunque. Ma appena avremo sistemato tutto, ci apposteremo qui, d'accordo? Ci hanno messo proprio in fondo, eh? Conosci forse un posto migliore tu? Di che ti lamenti allora? Beh, diamoci da fare ora. Attenti con quei Panzerfaust, metteteli lì. Prima mitragliatrice Horvehager a destra della strada. Seconda mitragliatrice qui. Voi appostatevi a sinistra. Conosciamo questo ponte meglio delle nostre tasche, sergente. Ci avrete giocato a cowboy e indiani, eh? Sì. Quello è il nostro osservatorio. Mm-hmm. Posso prendere posizione lassù, sergente? Certo. E stai con gli occhi bene aperti. Agli ordini, sergente. Prendete posizione e montate le mitragliatrici, presto! Io vado in perlustrazione, sergente. Tu resti qui e metti giù subito quella roba. Piuttosto da una mano a quelli per scavare. E io che devo fare, sergente? Va al ponte e fa la sentinella. Signor, sì, sergente. E non ti muovere da lì. È una cosa importante fare la sentinella. Signor, sì, sergente. Su, va. E tu che cosa fai? Devo portarmi delle munizioni sull'albero. È una fortuna che non abbiamo un cannone, altrimenti ci porteresti anche quello. È abbastanza profonda. Ma piantala. Qui non ci si nasconderebbe neanche un pigmeo. Ma non ci vedranno con la nebbia. E se la nebbia si alza? Ah già. Forza, muovetevi. A una mezz'oretta avremo finito. Venite tutti qui. State a sentire. La mattina una buona tazza di caffè ci vuole, eh? Oh, sì, sì. Beh, io vado a rimediarlo.
Il comando intanto sarà preso da... Scholten, chiaro? Signor sì, sergente. Bene. Prendi anche il mio fucile. Signor sì. E voi continuate così. Pensa al caffè, lui. Come? Non è un buon superiore per te? Come potrebbe esserlo se lascia qui perfino il fucile? Mi scusi, ha un fiammifero per cortesia? Ah, sì? Fuma con me? Volentieri. Attento, vieni qui. Indietro. Fermo. Eh? Che voleva da te? Perché? Avanti, sputa fuori. Niente. Vattene a casa e subito. Inseguiamolo. Bene. Alt! Che fai qui? Io? Sì, tu. L'ordine di marcia? Non ce l'ho. A che unità appartieni? Sergente Heilmann, terza compagnia, 463° battaglione granatieri. E perché sei qui? Beh, io... Il libretto personale. Prego. Difesa del ponte giù al fiume. Ma che balle racconti. Il ponte non ha bisogno di essere difeso. Il ponte salterà in aria. Trova una scusa meno idiota. Tu volevi scappare. Come sarebbe scappare? Svelto, vieni con me, sergente. Al caldo si discute meglio. Stammi bene a sentire. Ho i miei ragazzi giù al ponte. Non posso lasciarli soli. Basta con le chiacchiere. Su, vieni con me. Ma sono solo dei bambini. Li hanno presi stamattina. Il mio comandante mi ha ordinato di badare a loro. E tu te ne vai in giro di notte? Io stavo andando al comando. Non fare il cretino, muoviti. Ma vuoi capirmi, maledetto imbecille? Se non mi credi, vieni con me al ponte. Li mandate in guerra e poi li lasciate soli. Ma siete tutti impazziti. Non capite? Diavolaccio, toglimi di torno quell'arnese. Fermo! Che cosa sarà successo? Sparano anche in paese ora. Vedi niente lassù? No, niente. Beh, allora scendi. Non si dovrebbe fare la guerra con questo tempaccio. Che fine avrà fatto il sergente? Beh, ora tornerà. Io vado a vedere. Tu resti qui. Sì, signor comandante. Speriamo che il sergente non tagli la corda. Questo non succederà. Dopotutto non sarebbe mica il primo. Tu hai troppa fantasia. Avete sentito? Era solo un pesce. Abbiamo riempito già 10 nastri. Tanto non li adopereremo. Sparano. Artiglieria. Ma sono ancora lontani. Avete finito voi due? Sì. Allora venite qui. Ehi, Walter, mi presti la lampadina? Perché? Hai paura del buio?
Che ne direste di mangiare qualcosa? Sì, volentieri. Certo. Buona idea. Forza allora. Taglia un po' di fette di pane. Il sergente ci aveva promesso del caffè. Io scommetto che non torna più. Ma piantala. Non ti riesce di pensare ad altro? Sighi, perché non hai detto al sergente di andare da tua madre? Fa del caffè così buono? Ma io non posso dare degli ordini al sergente. Oh, stai mangiando la mia scatoletta. Che sarà mai? Dopo ti darò la mia. Se mamma sapesse che stiamo qui. Beh, il mangiare è buono. Questo per Sighi. Prendi, Sighi. Una sentinella può mangiare? Tu sì, devi ancora crescere. E tu non hai fame, caro? No, no, io non voglio niente. Beh, dopo tutto il mangiare è ottimo. Peccato che sia così umido qui. Già, ci vorrebbe un bel bicchiere di grappa. Sta tornando il sergente. Tu sei tutto scemo, va via da una parte e torna dall'altra, vero? Che fate voi qui? Colazione, no? Vuol favorire anche lei? A che volete, iniziare una sparatoria? Abbiamo l'ordine di resistere qui. Il ponte ha importanza strategica. Andatevene a casa, figliuoli. Cosa? Le manca qualche rotella? È una scemenza quello che fate. Tutto il paese verrà distrutto, io lo so. Ho già fatto questa triste esperienza. Andate a casa. Vuol dirci che dobbiamo disertare? Nervi a pezzi, eh? Siamo in guerra, non lo capisce? E dobbiamo tenere questo ponte. Voi non sapete quello che fate. Vi divertite a recitare la parte dell'eroe. Basta, se ne vada. Non fate sciocchezze. Se ne vada, via! Non sapete quello che fate. Guardate, corre come una lepre. Come corre? I vecchi sono tutti fifoni. Appena gli ho puntato la pistola contro, era già sparito. Su, andiamo. Mettiamo qualche barattolo sul parapetto del ponte e vediamo chi ne butta giù di più. Buona idea, sì. Avete visto? Forse quell'uomo ha ragione. Non possiamo sapere ciò che è passato. Ecco, però un'altra volta sì, avanti, se li metti da te. Ma cos'è sta roba? Si spara solo a comando. Accidenti, piantala. Avete capito? Smettetela. Uff, vieni, lascia andare. Ah, su, togliti dalla traiettoria. Per ogni bersaglio un premio. Là. Là. Attenzione. Ascoltate. Arriva un camion. Lo stacco l'anticarro sulla strada. Ostacolo anticarro sulla strada! Ma che accidente! Perché avete messo questa roba qui? Quale idiota ha sbarrato la strada? Anche i nostri adesso si mettono fra i piedi? Che vi è saltato in testa fermare l'autocolonna? Siete impazziti? Liberate la strada! Datevi da fare, cretini! E anche voi, senti! Signor sì, sergente! Ma che signor sì, spicciati, dobbiamo passare! Più presto che la pentola bolle! Quale pento? Non fare l'imbecille! Montare tutti, avanti! Presto, avanti, avanti, presto! Avanti! Vieni, rimettiamo quel fresco a posto. No, non ancora. Vengono altri, ha detto. Comunque, teniamoci pronti, è sempre meglio. Io torno al ponte. Succede, Elmer. Siamo a terra, signor tenente. Il motore è scassato. Si va a piedi. Porcaccio cane. Prendete tutta la roba da là dentro, si cambia. Forza, un po' più presto, muoviamoci. Accidenti, guarda, ha una medaglia. Attenti!
Ecco ai maledetti porci. Fuori le armi, il primo che passa lo riduciamo un colabrodo se non ci prende. Via, forza, muovetevi! La moto resta qui, anzi buttatela nell'acqua. Signor sì, signor. Lasciate tenente. Qui questa roba, non ci serve più. Ma fate presto, muovetevi! Stavamo aspettando proprio voi! A rompere le scatole! Credi che vogliamo crepare qui? Che faccia tosta! Andiamo avanti! C'è tanto poco posto qui! Ma perché non si va avanti qui? Non lo so neanche io. Perché vi siete fermati proprio in mezzo al ponte, idioti? Si parte, sì o no? È stato un po' zitto. È per causa tua che abbiamo questo guaio. È già quasi l'alba. Dovremmo essere lontani da qui. Guarda quel piccoletto. Ehi, piccolino, mangia un po' di cioccolata prima che ti cucinino. Presto, partiamo! Che diavolo voleva dire quello col cucinare? Forse voleva darti qualcosa di cotto. Comunque è meglio la cioccolata. Aveva la croce di ferro quello. Credi che scappasse via? In ogni caso aveva fretta. Questi cacasotto se la squagliano. Fucilarli dovrebbero. Saranno ancora fra noi e gli americani. Vuoi tornartene a casa, eh? Non è anche per idea. Se tutti scappano così è la cosa migliore. Cosa? Andare a casa. Ma sei matto? Che significa? Siamo soldati e abbiamo avuto l'ordine di tenere il ponte. Ma non può mica cambiare le sorti della guerra a tenere questo ponticello. Chi difende un solo metro quadro di terra tedesca difende tutta la Germania. Allora, chi vuol gettare le armi e andare a casa? Tu? E perché proprio io? Voi due? No. Io resto qui. E tu? Io non vi lascio soli. E tu? Non sono un vile. E tu? Sei vile tu? Io resto. Beh, allora. Via! Tutti a posto! Io mi metto con un Panzerfaust più in avanti. Attenti! Guardate là! Volo radente! Allarme aereo! È lontano ancora parecchi chilometri. Quello è pericoloso solamente se ti piomba addosso. Guardate un po' dove è andato a finire. Piatto come un francobollo. Vorrei star lì fino all'immancabile vittoria. Ti sei sporcato i calzoni? Un giovanottone come lui aver paura. Sei un bel tipo. Su, piccolino, lasciatelo in pace o si metterà a piangere. Che racconterà alla mammina? Col vestitino nuovo in mezzo alla strada infangata. Attenti, torna indietro. A terra! Ehi, alzati, se n'è andato. Su, alzati, coraggio. Sighi. 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 Sighi! Venite! Porco mondo, venite qui! Maledetti, qui! Il nostro Sighi, venite qui!
Venite qui! Ma venite qui! Porca miseria! Ma che c'è? Quei porci. Che dobbiamo fare adesso? Bisognerà dare la notizia a sua madre. Proprio Siggy. Gli farò vedere io. Su, dammi una mano. Che c'è? Carri armati. Su, venite. Svelti! Barriamo la strada! I carri, poi facciamo saltare il ponte. Su, dentro quella cantina.
Accidenti, sei inceppata, vieni qui! Mi piacerebbe sputargli in faccia quegli idioti. Pazzi, pazzi! Difendono il ponte invece di lasciar passare gli americani, altrimenti l'avremmo già fatto saltare. Per l'amor di Dio, che sta succedendo? Sciocchezzuole, non lo sento. Un po' di fuochi artificiali. Mio figlio anche lui è soldato, l'hanno chiamato ieri. Crede che sia al fronte anche lui? Da ieri? Ma se non ha neanche prestato giuramento, che ci farebbe al fronte? Giù le teste!
Jürgen! 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 Sta zitto, ti scaldo! Sei pazzo, scappa via, ci sono gli americani. Stene zitto. In cantina ci sono solo donne e bambini. Se non te ne vai, grido! Fifone! Sei matto, che fai? Non sparare! Ah! Oh! 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 No. 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 Ken, what are you doing on this friggin' wall? Eccone un altro, sta attento! Gli spari tu? Hey, hey, stop! Hey, stop shooting! Come on, give up! Che cosa strilla? We don't fight, kids! Go home! Go to asilo infantile! Go home! Go home! Noi nix sparare asilo! Che asilo? Te lo do io l'asilo! Non sparare! Ammazzalo, Car! Ammazzalo, Car! Su, spara, Car! Ammazzalo, Car! Ammazzalo! Car! Spara, Car! Ammazzalo! Spara! Spara, Car! Ammazzalo! Su, spara! Spara! Car! Ammazzalo! Ammazzalo, Car! Ammazzalo! Car! 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 Car, Car, io non volevo dartene. È stato solo per Franziska, Car. Dammele anche tu. Non volevo dartele, credimi, è vero. Car, aiuto, 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 aiuto. Sta attento, vado a vedere che è successo. Aiuto, aiuto, aiuto. Io l'ho ammazzato. L'ho ammazzato io. Tu sei matto. L'ho ammazzato io, Carl! Carl! Non volevo, Carl! Non volevo! Vieni, Carl, vieni! Vieni su! Vieni, Carl! Vieni! Sta giù, Klaus! L'ho ammazzato io! L'ho assassinato! Lasciami! Ascolta, l'ho assassinato! L'ho ammazzato! Sì, ragione! Lasciami! Lasciami! L'ho ammazzato! L'ho assassinato! Lasciami! Klaus! Resta qui!
Se ne sono andati. Muz. No, non è niente. Su, levati la giubba. Ti fascerò. Vieni. Oh. Torneranno con rinforzi. Lo credi? Vieni. Dobbiamo andare. Carica e la miccia. Mettete la cassa qui. Ci vuole una carica grossa. Il pilastro è massiccio. Signor sì. Che cosa fa lei qui? Mandiamo in aria il ponte, ragazzini. Avete combinato un'ira di Dio qui intorno, eh? Quanti ne avete sulla coscienza? Ora vi daranno chissà quante medaglie, vero? Bene, allora andate a casa da mamma e lasciatevi festeggiare, eroi. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Imbecilli che non siete altro. Stia calmo. Stia calmo. Non parli così. Non è vero. Vada via. Vada via. Sì, calmi, giovanotto. Via quel fucile. Non fare storie, abbiamo l'ordine. Presto! Giù dal ponte, oppure... Ah! Dovevo farlo. Dovevo farlo. Porci! Delinquenti! Via! Via di qua! Sparite! Via! Andatevene! Via! Hans! 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 Andiamo! Vieni, Hans! Vieni! Andiamo a casa, Hans! Vieni! Vieni, ti prego, vieni! Andiamo a casa! Appoggiami a me. Su. Forza, Hans. Forza. Hans. Hans. Hans.